oggi è il greco di tufo Heritage. Con il nome Heritage indichiamo appunto il retaggio di alcuni vini che sono particolarmente capaci di rappresentare un pezzo ampio, molto significativo della nostra storia di famiglia Mastroberardino. E così in particolare questo greco di tufo rievoca le nostre storiche bottiglie di greco di tufo che a partire dalla fine degli anni 40 hanno portato il messaggio, sono state grandi ambasciatrici della terra di Irpinia, quindi avevano questa forma renana della bottiglia con l'immagine pergamenata dell'etichetta e con questi caratteri in gotico che ancora adesso caratterizzano poi la comunicazione della nostra bottiglia. Sullo sfondo del nome della denominazione greco di tufo è riportato il nome antico che i latini utilizzavano per identificare questo vitigno, ovvero Aminea Gemina, dove Aminea significa la provenienza dalla Grecia e Gemina rappresenta la forma del grappolo che ha sempre questa caratteristica bipartizione in due grappoli gemelli. Il greco di tufo, quindi, è un vitigno, come abbiamo detto, di origine greca. Era considerato uno dei grandi vitigni importati qui nella zona rispetto alle varietà locali che erano invece quelle di origine latina. È un vino particolarmente piacevole rispetto al suo gemello territoriale che è il Fiano. Il greco presenta caratteri di maggiore brio, è un po' più compagnone rispetto all'eleganza, alla signorilità di un Fiano. Il greco si presta invece ad utilizzi un po' più versatili, anche abbinamenti più avventurosi, se vogliamo. Già al naso e al palato presenta caratteri diversi rispetto al Fiano, presenta maggiore corpo, una struttura imponente, è più simile a un vino rosso che non a un vino bianco. Presenta, per quanto riguarda i descrittori, caratteri che rievocano la pesca, che rievocano l'albicocca, ed ha un finale molto caratteristico di mandorla, un po' amarognolo, che lo rende molto molto intrigante. Come nel caso del Fiano, anche per il greco consigliamo a chi ha pazienza di aspettare un po' nella degustazione, di lasciarlo affinare, perché dopo anni e anni di affinamento è in grado di dare davvero il meglio di sé. Sul fronte degli abbinamenti, il classico sono le zuppe di pesce, sono i crostacei, sono le fritture sempre di pesce che sono tipiche dei nostri territori vicini, quelli costieri. Salute!